la storia di una donna che ci ha chiamato. Rispetto al ruolo significativo di telefono donna, a noi piace dire che sono le donne che scelgono il loro percorso, quindi noi li accompagniamo, le sosteniamo in qualsiasi loro scelta che fanno in quel momento. Quali sono le domande o richieste più frequenti? Sì, allora, le telefonate che ci arrivano sono telefonate di donne che vivono situazioni di violenza, in particolare e soprattutto all'interno della loro famiglia. Le domande e le richieste delle donne, innanzitutto, sono una richiesta di ascolto, perché molto spesso parlare di violenza non è facile e il fatto di prendere in mano il telefono e di chiamarci è una presa di coscienza e di consapevolezza di quello che gli sta succedendo. Viviamo in una città molto tranquilla, una città di provincia in cui la cronaca non ci racconta di particolari casi di violenza eclatanti, ma i dati che raccogliete quotidianamente voi possono raccontare una realtà diversa. Telefono Donna lavora sulla provincia di Como perché noi accogliamo donne che risiedono in tutta la provincia, quindi non solo in città, dal 1991 e in questi 23 anni di attività abbiamo accolto 3.800 donne circa. Nel 2013 ci hanno chiamato 308 donne, quindi direi che anche in provincia di Como si può parlare della presenza del fenomeno e spesso quello che ci piace dire come associazione è che non è nient'altro che la punta dell'iceberg. Possiamo tracciare un profilo parlando di uomini e di donne, delle persone che non hanno la capacità di tutelarsi dalla violenza e delle persone che invece utilizzano la violenza perché non hanno strumenti comunicativi. Non è possibile tracciare una tipologia dell'uomo maltrattante. L'uomo maltrattante è però quello, come dicevi tu, che non ha gli strumenti comunicativi adeguati per potersi rapportare con la propria partner, la propria moglie, la propria fidanzata. Diversamente da quanto si crede, il maltrattante non ha delle patologie, quindi non è l'alcolista, non è il tossicodipendente o non è il paziente psichiatrico. Può capitare che queste patologie rientrino e quindi nel soggetto maltrattante, ma non sono le caratteristiche distintive di queste persone. Così come non è possibile tracciare una tipologia della donna vittima di maltrattamento. Le donne che ci chiamano appartengono a tutte le classi sociali, hanno titoli di studi diversi. Quindi abbiamo la casalinga piuttosto che la libero professionista, l'impiegata e lo stesso il titolo di studio, così come la violenza è trasversale anche a quasi tutte le classi di età. Dal 2009 la provincia di Como, Telefono Donna con la provincia di Como, ha deciso di istituire un protocollo interistituzionale per combattere questo fenomeno dove sono coinvolti le forze dell'ordine, i servizi sociali, gli ospedali, quindi questo ci fa capire che è un fenomeno che tocca diversi ambiti e è un fenomeno a cui bisogna dare una risposta e bisogna far emergere.